Un viaggio nel cuore della Spagna. Il padre al volante, la madre di fianco. E dietro il loro figlio di 10 anni, Juan Pedro. La prima vacanza tutti insieme. I chilometri che scorrono veloci. La musica che riempie l'abitacolo. Quella che sembra essere una giornata idilliaca si trasformerà ben presto in uno dei casi più inquietanti ed enigmatici mai incontrati dagli inquirenti. E per i genitori di Juan Pedro, nell'inizio di un incubo senza via di uscita. Stai ascoltando Educazione Criminale e mettiti comodo. Questo è il caso del bambino di Somosierra. Benvenuti a Murcia, nel sud-est della Spagna, una città di 450.000 abitanti, capitale della comunità autonoma di Murcia. Un importante snodo industriale e commerciale, oltre che sede vescovile ed universitaria. È qui che troviamo Andrés Martínez. Abita in un piccolo condominio appena fuori dal centro, assieme alla moglie Carmen. E dal loro unico figlio, Juan Pedro, di 10 anni. È un uomo laborioso, Andrés Martínez. Fin da giovanissimo il lavoro non l'ha mai spaventato ed è lui ad occuparsi interamente delle entrate in casa. Lavora come camionista, si occupa di viaggi a medio-lungo raggio che lo portano spesso via per l'intera settimana. Quando però il venerdì pomeriggio rientra a casa, la lontananza viene ripagata dall'affetto della moglie e del figlio. È il 24 giugno del 1986. Fa molto caldo a Murcia. Le strade sono poco affollate. È da poco iniziata quella che verrà ricordata come una delle estati più calde mai registrate. Juan Pedro però non è al mare. È a casa assieme ai genitori. Ha da poco finito la scuola con ottimi risultati. Per premiarlo, i genitori hanno deciso di concedersi una piccola vacanza tutti insieme. A scuola, durante le ore di geografia, l'insegnante gli aveva parlato dei Paesi Baschi, delle mucche che pascolano libere negli immensi prati verdi. Un luogo che a Juan Pedro sembra impossibile da concepire, un mondo opposto ai paesaggi semidesertici a cui è abituato. Andrés ha in programma un viaggio con il camion proprio nei Paesi Baschi. Ha convinto la moglie ad accompagnarli, di modo che possa vegliare sul bambino, mentre lui scarica il camion a destinazione. Terminato lo scarico, avranno 3 giorni per godersi Bilbao e i suoi dintorni. Si tratta di un viaggio relativamente breve, di circa 8 ore. Juan Pedro non vede l'ora. Alle 18 Andrés va a prendere il suo camion, un Volvo F12 di sua proprietà. L'idea è di partire di sera, in modo da arrivare a Bilbao con le prime luci dell'alba, così che durante la notte Juan Pedro e Carmen possano dormire tranquillamente e arrivare riposati. Il camion trasporta 20.000 litri di acido solforico quasi puro, diretto ad una raffineria di petrolio. La strada scorre veloce. Juan Pedro si è addormentato subito dopo cena, sono le 5 del mattino, e adesso pigramente si sta svegliando. Sono a buon punto, si trovano a nord di Madrid, vicino alla città di Somosierra. Il paesaggio fuori dal finestrino è caratterizzato da montagne e fitte foreste scure. Andrés ha optato per l'autostrada panoramica N1, è un percorso leggermente più lungo, e a tratti solo a 2 corsie. Il paesaggio però è molto più bello, e poi è un percorso che conosce molto bene. L'ha già fatto decine di volte in passato. Sono le 5.30, quando fanno una sosta al ristorante El Mono Roadside, un caffè e dei pasticcini, prima di prepararsi per la parte conclusiva del viaggio. Ed è proprio dopo questa sosta che qualcosa comincerà ad andare storto. Andrés riprende la guida del suo Volvo F12. Inizialmente tutto procede normalmente, fino a quando, all'inizio della discesa del passo montano di Somosierra, cominciano le prime anomalie. Andrés comincia ad accelerare, 100 km orari, 110, 120, fino a toccare la velocità di 140 km orari, una velocità difficilmente sostenibile per un autotreno con tutti quei quintali. Sorpassa un tir, poi un secondo, sfreccia lungo le 2 corsie come impazzito, ad una velocità sempre maggiore, fino a che Andrés si trova ad affrontare una curva che a quella velocità e con quel carico è impossibile da superare per un camion di quelle dimensioni. Prima colpisce un'auto deviandola nella corsia opposta, poi il camion si ribalta e sbatte violentemente contro il guardrail, piegandolo interamente in uno stridio di metallo assordante. L'impatto tra il serbatoio e l'asfalto è stato devastante. Ben presto l'acido comincia a fuoriuscire, rovesciandosi sulla strada e da lì sui fianchi della montagna sottostante. Trascorrono 15 minuti, sul posto giungono i primi soccorsi. Vengono estratti e fatti evacuare velocemente i feriti coinvolti nell'incidente. Vengono versati poi decine di chilogrammi di calce e sabbia sulla strada, nel tentativo di evitare che l'acido raggiunga in massa il vicino fiume Duraton, provocando così un disastro ecologico senza precedenti.
Dopo 3 ore, i soccorritori riescono ad estrarre corpi dalla cabina del Volvo F12. Nella massa di ferro accartocciato, Andrés Martínez e sua moglie Carmen Gómez giacciono senza vita. I loro corpi presentano gravissime ustioni. L'impatto violento ha provocato uno squarcio nella cabina del camion. L'acido del serbatoio li ha così inondati, rendendo i loro volti completamente sfigurati. All'interno del camion vengono trovati alcuni libri per bambini, dei vestiti ed un mangianastri miracolosamente intatto, contenente una cassetta con storie per bambini. Uno dei militari della Guardia Civil si incarica di chiamare la madre di Andrés Martínez per comunicarle la triste notizia. La risposta che le dà la madre alla fine della chiamata lo coglie di sorpresa. «E il bambino? Ditemi che sta bene». Sul posto giungono altri rinforzi, più di 100 persone impegnate nel tentativo di ripulire la zona e di cercare Juan Pedro. Ma di lui non c'è nessuna traccia, sembra sparito nel nulla, come inghiottito, dall'asfalto dell'autostrada N1. Vengono minuziosamente controllati anche 3 chilometri precedenti della strada. Magari il padre, accortosi di aver perso il controllo del mezzo, lo ha spinto giù dal camion in corsa. Ma niente, nessuna traccia, nessun indizio che possa fare luce sulla sua scomparsa. Viene sollevato il camion con una gru. Vogliono verificare che non sia caduto all'esterno durante l'impatto e che poi il veicolo non gli sia finito addosso, schiacciandolo. Ma anche questa ipotesi viene esclusa. Nella testa degli inquirenti comincia a farsi sempre più insistente un pensiero macabro. L'ipotesi che l'acido possa aver dissolto completamente il corpo del bambino. Eventualità che però viene immediatamente allontanata dagli esperti. Ci sarebbe voluto troppo tempo per sciogliere le parti molli ed il flusso dell'acido avrebbe dovuto essere costantemente rinnovato. Inoltre ci sarebbero voluti addirittura 5 giorni per eliminare completamente le unghie e le ossa. Il giorno seguente gli inquirenti procedono analizzando la scatola nera del camion che viene recuperata intatta. Riescono così a tracciare una cronologia delle fermate. Vienta dell'Olivo, vicino a Murcia, Las Pedroneras, vicino a Cuenca, a 00:12, una stazione di servizio vicino a Madrid alle 3, e la locanda El Mono Roadside, vicino alla piana di Somosierra, alle 5:30. Ed è lì che si recano gli inquirenti, l'ultima tappa del viaggio. Viene mostrata al cameriere in turno quella mattina una fotografia di Andreas. Gli chiedono se ha mai visto quell'uomo. Il cameriere non ha difficoltà a ricordarsi della famiglia. Gli era rimasto ben impresso, in particolare Juan Pedro, vestito interamente di rosso. Si ricorda persino quello che avevano ordinato, 2 caffè per i genitori e una torta per il bambino. Dopo aver mangiato, hanno pagato e poi si sono allontanati. Fino a quel momento, quindi, il viaggio si era svolto normalmente. Fino a quel momento, Juan Pedro era con loro. Da questa sosta in poi, cominciano però le anomalie. Diverse e difficilmente spiegabili. Nei successivi 13 chilometri il camion si ferma per 12 volte al lato dell'autostrada in una situazione potenzialmente di pericolo su un percorso stretto come l'autostrada N1. Vengono convocati ed interrogati 3 camionisti presenti su quel tratto di strada quella mattina. Tutti escludono la presenza di ingorghi. Alle 6 di mattina non c'era assolutamente traffico. Una perizia tecnica sullo stato del camion viene prontamente eseguita. Viene escluso qualsiasi danneggiamento ai freni. Eppure nel tratto in discesa, il camion ha aumentato la propria velocità sempre di più. Prima dell'impatto, ha raggiunto la velocità di 140 km orari. Con il trascorrere del tempo, gli inquirenti si trovano davanti ad una situazione di stallo. Vengono portate avanti diverse ipotesi. La prima è quella del buon samaritano. Parte dal presupposto che Juan Pedro sia miracolosamente sopravvissuto al terribile schianto. Che in preda al panico sia uscito dal veicolo in fumo e sia stato soccorso da un'auto di passaggio. Viste le sue condizioni precarie, il guidatore ha tentato di portarlo d'urgenza all'ospedale più vicino. Tuttavia, prima di arrivare a destinazione, il bambino è morto. Forse questa persona ha iniziato a farsi prendere dal panico. Forse nell'agitazione del momento, nel timore di essere sospettato dalla polizia, ha abbandonato il corpo da qualche parte, dileguandosi poi per sempre. Viene avanzata anche una seconda ipotesi, ben più inquietante. 2 pastori della zona hanno assistito alle fasi immediatamente seguenti all'incidente, da una collina distante appena 200 metri. Una volta interrogati, hanno testimoniato che subito dopo l'impatto, nella confusione che ne è seguita, hanno visto un furgone bianco fermarsi vicino alla cabina del camion. Dal furgone, una Nissan Vanette, sono scesi un uomo e una donna insolitamente alti, dall'aspetto nordico, vestiti con abiti da medico, nello specifico con un camice bianco che gli arrivava fino a sotto le ginocchia.
che una volta scesi si sono avvicinati alla cabina del camion, hanno cercato qualcosa tra le ferraie, poi si sono allontanati velocemente, portandosi via un grosso pacco. Un anno dopo l'incidente del 1987, il camion viene smontato. All'interno della cabina del camion vengono rinvenute tracce di eroina. Gli inquirenti vogliono approfondire l'ipotesi di un eventuale traffico di droga. Interrogando i familiari di Andreas, emerge che in passato lui aveva confidato di aver ricevuto pressioni e minacce per portare della droga oltre confine, che però lui aveva sempre rifiutato. Forse il viaggio da Murcia a Bilbao non era solo una divertente vacanza in famiglia. Forse il motivo per cui Juan Pedro è scomparso senza traccia è perché non era affatto nel camion al momento dell'incidente. Gli inquirenti avanzano la tesi che sia stato rapito dopo la sosta in autogrill. C'era un posto di blocco 20 km più avanti. Il camion con la tranquilla famiglia a bordo avrebbe rappresentato una copertura perfetta per occultare qualcosa. Sospettano che Andreas sia stato minacciato, sia stato costretto a portare un pacco fino a destinazione e che abbiano preso suo figlio Juan Pedro in garanzia, in un veicolo separato, il furgone bianco Nissan, con a bordo i ragazzi dall'aspetto nordico visti dai due pastori. Che Andreas abbia percorso gli ultimi 13 chilometri, in preda ad un panico ed un nervosismo crescente. Che si sia fermato 12 volte, nel tentativo di farli fermare e convincerli a ragionare. Che alla fine però abbia ricevuto un ultimatum e ci sia stata una pesante discussione. E quando Andreas ha visto il furgone Nissan allontanarsi velocemente, con a bordo suo figlio, ha perso letteralmente la testa. Ha cercato di inseguirlo accelerando sempre di più, fino a non riuscire più a controllare il mezzo. E che dopo lo schianto, i conducenti del furgoncino bianco si siano affrettati a recuperare il pacco contenente la droga. Secondo questa ipotesi, una volta poi lontani, si sono sbarazzati di Juan Pedro per non lasciare testimoni. Una questione di mafia, una questione a cui Andreas non ha potuto opporsi e da cui è stato travolto. Vengono fermati oltre 1000 veicoli corrispondenti alla descrizione, senza però alcun riscontro positivo. Un'ipotesi su cui gli inquirenti hanno lavorato a lungo, senza però giungere ad una conferma definitiva. Nel corso degli anni, la sparizione di Juan Pedro è rimasta un mistero. Il corpo non è mai stato trovato. E tante domande sono rimaste senza una risposta e apparentemente senza una spiegazione plausibile. Nel corso degli anni gli avvistamenti sono stati continui, persone convinte di averlo riconosciuto. Nel maggio del 1987, a Madrid, un uomo viene fermato da una signora non vedente proveniente dall'Iran. Lei gli domanda dove si trovi l'ambasciata degli Stati Uniti. La donna è accompagnata da un ragazzino. L'uomo inizialmente pensa che si tratti di suo nipote. Cominciano a parlare e lei gli racconta che si trovano in Spagna da solo 6 mesi. A facilitarli nella conversazione c'è il bambino al suo fianco, che parla un perfetto spagnolo, con un accento da madrelingua. L'uomo continua a ripensare all'incontro nelle ore seguenti. C'è qualcosa che non gli torna, tanto che poi deciderà di riferirne alla polizia. Non gli torna il fatto che il nipote della signora parlasse così bene spagnolo. E poi c'era quell'incredibile somiglianza con quel bambino che vedeva sempre nei telegiornali e alla televisione. Si era complimentato persino con il ragazzo per aver parlato così bene. Ad un certo punto però la donna si è nervosita, lo ha preso per mano e si è allontanata velocemente. Avvistamenti come questo si succederanno nel corso degli anni. Alla fine però una risposta vera non verrà mai trovata. Nonostante le indagini senza sosta, nonostante l'interessamento dell'Interpol, la sparizione di Juan Pedro rimarrà per sempre un mistero.